La pandemia e il lockdown ci hanno costretti a fermarci, a eliminare il superfluo, facendo spazio all'essenziale. In tanti hanno dovuto fronteggiare sofferenze, paure, preoccupazioni, qualcuno anche la perdita di amici e familiari. In questo periodo la religione e la spiritualità hanno mantenuto un ruolo importante per molti che hanno avuto l'occasione di riflettere sul proprio rapporto con la fede. C'è chi ha pregato in solitudine, chi invece ha condiviso video, letture e approfondimenti di testi sacri. La ripresa dei contagi però ha generato dubbi e incertezza sul futuro. A lanciare un messaggio ai fedeli questa mattina è stato padre Gianfranco Casagrande, parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto. Ma Cristo, se noi reinseriamo la vita di Cristo, la persona di Gesù Cristo dentro le nostre vicende familiari, personali, sociali, noi ci accorgiamo che Cristo ci dà una forza tale, il suo spirito, lo Spirito Santo, per saper reagire al male, per saper reagire alla tentazione di fissare la nostra vita solo sulle cose terrene. Padre Gianfranco ci ha parlato anche del Natale che verrà, a partire dal possibile cambio d'orario della Santa Messa. Il tempo della Bibbia, ha detto, non è il tempo dell'orologio, ma dell'opportunità che Cristo è venuto a portarci. Noi dobbiamo recuperare come cristiani proprio il kairos, il momento di grazia, che l'opportunità che Dio ci dà, indipendentemente dall'orologio. La messa di mezzanotte è stata messa lì a mezzanotte per rievocare la notte in cui nasce il Salvatore, il Messia. Quindi è simbolica sostanzialmente. È un simbolo, è un segno, come è un segno il presepio. E questo presepe, curato da Rolando e dagli altri componenti dell'Associazione Il Ridosso, verrà posizionato all'interno della chiesa già dall'8 dicembre. Rappresenta il Natale nella città di Fano. Sono stati riprodotti i luoghi simbolo del porto, dal canale alla darsena borghese, dal faro al ponte del Lido, fino alla chiesa a Montegiove e alla collina del Rosario. Poi abbiamo la Natività. Quindi questo angolo di Betlemme, no, della Palestina, che è inserito dentro la nostra città. È l'Eterno che entra a far parte della nostra civiltà, della nostra cultura, della nostra fede, e che viene proprio a rianimare da dentro, dal cuore, dall'anima, quello che normalmente la società tende a spegnere, a smorzare. L'amore lo vogliamo infinito, che non termini mai, che non finisca più. La salute la vogliamo infinita, che non sia mai intaccata da incidenti di percorso. E così via. Se riuscissimo a trovare mezz'ora di tempo ogni giorno dell'Avvento, durante i giorni feriali, per partecipare all'Eucaristia e nutrirci del pane eucaristico, il pane della vita eterna, chiaramente la vita eterna si sviluppa dentro di noi. E il Natale sarà bellissimo, perché il vero dono, il vero regalo, non sarà il panettone, il torrone, il ballo, il cenone o la messa di mezzanotte, se a mezzanotte o alle 9 della sera o anche alle 5 del pomeriggio, perché già è notte, no? Ma il regalo più grande sarà proprio che abbiamo fatto nascere dentro di noi la vita dell'Eterno, la vita di Dio.